ricette dalle cucine dell'Istituto Medici di Legnago. Siamo lunedì con la mia squadra composta da Emily, Giorgia e Clara. Siamo pronte a prepararvi, anzi sono pronte a prepararvi, una pizza multicereale davvero sfiziosa. Condimento abbastanza tradizionale perché utilizzeremo delle zucchine, mozzarella, pomodoro, ma la parte fondamentale è composta dalla preparazione della pizza stessa. Emily. Come ingredienti abbiamo la farina di farro, la farina di mais, la farina di grano tenero e la farina di grano duro, accompagnandole con semi di zucca, semi di sesamo, sale e lievito e acqua. Quindi come si procede, come iniziamo? Dacci un po' di indicazioni. Allora, iniziamo unendo tutte le farine con il sale. I quantitativi delle farine sono simili tra di loro? Mais, farro e grano tenero 100 grammi, invece grano duro 200. Perfetto. Allora, dopo aver amalgamato tutte le farine e i semi, cosa facciamo, Emily? Iniziamo ad aggiungere l'acqua piano piano per evitare di metterne troppa. Perfetto, e nel frattempo prepariamo il nostro forno a quanti gradi, così i nostri telespettatori... 180 gradi e la pizza verrà cotta per circa 15 minuti. Perfetto, ma prima di cuocere la pizza ovviamente dobbiamo farla lievitare, allora diamo le indicazioni del caso per farla diventare bella croccante, morbida e lievitata al punto giusto? Allora, la lievitazione deve avvenire per circa un'ora e mezza, due, a temperatura ambiente lontano da fonti di calore e da correnti d'aria, coperta da un carovaccio bagnato. Perfetto, se ci dovesse mancare il canovaccio bagnato, la nostra prof ci ha insegnato che basta la mettere pellicola. La pellicola, dai, quella ce l'abbiamo in casa un po' tutti, così come il canovaccio del resto, però non si sa mai, non si sa mai. Allora, proseguiamo con il nostro impasto e ritorniamo tra pochissimo. Sotto abbiamo il nostro impasto lievitato. Perfetto, torcione bagnato. Prima di metterlo a lievitare abbiamo fatto qualche taglio per farlo lievitare prima, più velocemente. E poi se vogliamo aumentare ancora di più la velocità di lievitazione, cosa possiamo fare? Basta metterlo a una temperatura che varia dai 28 ai 32 gradi. Perfetto, quindi un pochino di caldino ci fa lievitare la pizza ancora più velocemente. Proseguiamo, poi che cosa succederà? Dobbiamo stenderla? Dobbiamo stendere di nuovo un po' la pasta e poi faremo delle piccole porzioni che verranno successivamente tirate con il mattarello per poi essere farcite. Adesso mettiamo la passata di pomodoro, sì, dell'origano, sì, la mozzarella, i pomodori e le zucchine. Diciamo, questo è il condimento completo, però mi spiegavi prima fuori onda che la mozzarella, per fare le cose fatte proprio bene bene, e noi così faremo, la mettiamo nella seconda cottura. Adesso mettiamo subito nella prima cottura l'impasto con il pomodoro. E poi aggiungeremo gli altri ingredienti. Quindi adesso siamo pronti per la prima parte di cottura, andiamo in forno. Pizza è pronta, cara Emily, allora dai, serviamo su questo tagliere e spieghiamo anche ai nostri telespettatori che poi in realtà ognuno la può preparare come meglio crede, no? Qualsiasi forma e misura, non c'è problema. Noi abbiamo adesso fatto le monoporzioni da aperitivo.
monoporzioni, potete farla al tagliere, potete farla al metro, potete fare la pizza tradizionale, potete condirla come meglio credete, insomma, date sfogo alla vostra fantasia. Ricordatevi che appunto la particolarità di questa ricetta era l'impasto più che il condimento, quindi ricordate le diverse farine che Emily vi ha nominato. Le vogliamo ricordare ancora una volta, un secondo? Certo, mais, farro, farina di grano duro e farina di grano tenero. Perfetto, grazie a Emily, grazie a Giorgia e grazie a Clara. Ci ritroviamo domani sempre qui dalle cucine dell'Istituto Medici di Legnago con una zuppa di lenticchie e con crespella a julienne. A domani.